Nel momento in cui Forza Italia dichiara espressamente di essere un partito che si oppone a questo Presidente del Consiglio, a questo governo e a questa situazione, non può mandare delegati, deve mandare il proprio Presidente, quindi Silvio Berlusconi. E se non viene? Al contrario, se non c'è un impegno diretto, vuol dire che non è così certa il fatto che Forza Italia aderisca al, diciamo, alla coalizione che si sta creando contro il Presidente del Consiglio. Allora, o viene Berlusconi, e quindi cerchiamo di capire un percorso, eventualmente un percorso comune, o in caso contrario no grazie, anche perché questa non è una manifestazione della Lega, non è una manifestazione di partito, è una manifestazione dove su quel palco non ci sarà un simbolo politico, è una manifestazione di un modo di pensare, di un'idea, di un progetto futuro. Chi ci vuol stare, bene, e venga in piazza con noi. Chi non ci vuol stare, avrà altri interlocutori. Io voglio andare avanti, però insomma questa cosa mi interessa. È interessante che la Lega voglia un'investitura da parte di Berlusconi, però ecco, non vuole dare. No, la Lega non vuole un'investitura. La Lega dice a Berlusconi: sii chiaro nei confronti dei tuoi elettori. Sei un esponente di un movimento, di un partito di centrodestra, o sei un esponente di un partito di centrodestra che strizza spesso l'occhio a Renzi? Noi chiediamo a chi vuole star con noi di non strizzare l'occhio a Renzi un giorno sì e l'altro anche. Diciamo di fare una... strizzare l'occhio a Renzi. Diciamo, negli ultimi tempi diciamo che non è che Berlusconi sia forse all'inizio del governo Renzi, probabilmente. Ragazzi, non scherziamo e sappiamo benissimo che molto spesso e troppo spesso, in particolar modo in Senato, una buona parte di Forza Italia ha fatto da stampellina a questo governo. Ma se ne sono andati, però ormai se ne sono andati, dai. No. Ricordiamo durante la riforma costituzionale, l'unico emendamento dove il governo poteva andare sotto, è arrivata Forza Italia a dargli una mano e sono rimasti in piedi.